Benvenuti, benvenuti a tutti. Io sono Marco Dolcinelli e questa è una nuova puntata di A52, la trasmissione sportiva di Radio Doppio Malto. In questa puntata ci occupiamo di uno sport di cui non abbiamo mai parlato, cioè il ciclismo. E lo facciamo in concomitanza con l'inizio del Giro d'Italia, la gara ciclistica più importante del nostro paese e tra le più importanti al mondo, che inizia il 4 maggio da Napoli. Lo faremo parlando di una delle pagine più curiose, più buffe, più importanti anche della storia di questa gara, quella della maglia nera. Il riconoscimento che gli organizzatori del Giro d'Italia degli anni 40 avevano pensato per coloro che arrivavano ultimi al termine della corsa. Noi qua da 52 ci siamo occupati spesso di gente che ha cercato di primeggiare e ce l'ha fatta, di atleti che hanno cercato di vincere e per qualsiasi motivo non ce l'hanno fatta, e altre volte ci siamo imbattuti in personaggi che volevano solo partecipare, volevano solo esistere, volevano soltanto esserci. Però mai ci siamo occupati di atleti che mettevano il loro impegno per arrivare ultimi, per fare peggio di tutti gli altri. Una cosa che al giorno d'oggi è quasi impensabile. Un po' lo era anche all'epoca, però aveva un suo, diciamo, fondamento nobile che spingeva gli organizzatori di questa gara. Perché in una tappa di ciclismo, che tu arrivi ultimo o che tu arrivi primo, alla fine fai sempre la stessa fatica. Per cui, se arrivi ultimo, è quasi dovuto che ti sia dato un riconoscimento, perché nonostante il risultato sportivo non ottimale, hai comunque messo il tuo impegno per finire la tappa. Bene, questo concetto nobile, da cui partivano gli ideatori della maglia nera, vedremo che col tempo ha subito un po' di cambiamenti, di quasi delle parodie per come è stato interpretato da alcuni corridori nel corso della storia. Vedremo dopo questa prima canzone come è nata la maglia nera, come si è sviluppata, le storie particolari di cui è stata protagonista, e vedremo alcuni nomi molto importanti. Adesso una canzone. La polvere si adagia e vela nel erano gli Zef Jack. Abbiamo detto, la maglia nera inizia la sua breve ma intensa storia nel 1946.
Bisogna però tornare indietro nel tempo per conoscere il suo padre ispiratore, padre putativo, ossia al 1926. Se la maglia nera esiste, lo dobbiamo ad un, rullo di tamburi, calciatore. Vedete, come un calciatore? Si parla di ciclismo. Ebbene sì. Il calciatore in questione è tale Giuseppe Ticozzelli. È un difensore, un buon terzino, che gioca nell'Alessandria. Successivamente andrà a difendere i colori della Spal e alla fine della carriera del Casale, squadra che attualmente milita in campionati dilettantistici ma che all'epoca era molto forte, tanto è vero che nella sua bacheca può vantare addirittura uno scudetto. Ticozzelli è molto forte, tanto che nel 1920 viene anche convocato una volta per una partita nazionale, ma gli piace anche il ciclismo e nel 1926 decide di iscriversi al Giro d'Italia, da indipendente, senza una squadra. Ecco, l'impegno lo prende un po' alla buona, diciamo. Si presenta alle corse, sempre all'ultimo istante prima della partenza, in taxi, con il suo assistente che gli fa trovare la bici all'inizio della corsa, e lui prende le tappe un po' con leggerezza, con voglia di vivere, va tranquillo, durante una corsa si ferma in un bar, beve un bicchiere con gli avventori di quell'osteria, dopo riprende con calma e fa così tutta la competizione. Tant'è vero che arriverà alla fine di una tappa soltanto per 3 volte in tutto il giro. Un'altra caratteristica che rimane nell'immaginario comune è il modo in cui gareggia, cioè con cosa si veste. Lui arriva e corre con la maglia del Casale, che è nera con una stella bianca. Forse è un caso, forse no, però è particolare. Anni dopo, ricordando la figura di Ticozzelli, gli organizzatori hanno l'ispirazione per istituire la maglia nera, che ha il suo debutto nell'edizione del Giro del 1946. Il primo grande interprete della corsa per la maglia nera è il grande Luigi Malabrocca, detto il cinese, per i suoi tratti somatici molto orientaleggianti, aveva gli occhi un po' a mandorla. Malabrocca, nato a Tortona, è un buon ciclista, è uno che il talento ce lo avrebbe anche, ha vinto gare importanti, tipo una Parigi-Nantes, una Coppa Agostoni, è stato 2 volte campione italiano di ciclocross, però vede che quella competizione lì, quella maglia nera, può essere un buon modo per mettere da parte qualche soldo, perché gli organizzatori hanno previsto per la maglia nera anche un premio in denaro. All'epoca era appena finita la Seconda Guerra Mondiale, eravamo in piena ricostruzione. Dove c'era da tirar su si tirava su, non si facevano molti complimenti. E Malabrocca approfitta di questo per farsi anche un nome, perché diverrà quasi una celebrità per le sue malefatte, tra virgolette. Inizia e domina. Sempre nel senso particolare del termine. Vince la prima edizione della maglia nera nel 1946, arrivando a più di 4 ore da Bartali, che aveva vinto il giro, e l'anno dopo invece si supera, arriva a quasi 6 ore da Fausto Coppi. Non sa però che dietro l'angolo potrebbe, anzi sta per arrivare, un avversario molto ostico, ma lo vedremo subito dopo questa canzone. Yeah.
Eccoci studio. Quelli che avete appena ascoltato erano i Mad Angel con Mario. Ci eravamo lasciati con Luigi Malabrocca. Malabrocca era un fenomeno, niente da fare. Tra i suoi trucchi abbiamo foretura delle sue stesse gomme, nascondigli nei posti più impensabili, silos, fossi, fienili, qualsiasi posto era buono per non farsi vedere e perdere tempo. Poi ovviamente giri nelle osterie a farci offrire da bere, quello è immancabile. Si narra che durante un'edizione del giro si nascose in un pozzo vuoto con un coperchio. Il contadino però vide che c'era qualcosa di strano, scoperchiò questo pozzo, vide Malabrocca lì e gli fa: e allora? Malabrocca, secondo la leggenda, avrebbe risposto: no, sto correndo il Giro d'Italia. Si alzò e scappò. Questo per dire cosa succedeva per vincere questa maglia nera. Nel 1948 però Malabrocca non partecipa e la maglia nera viene vinta da Aldo Bini, toscano, anche lui un buon corridore, che però vinse quella maglia nera quasi suo malgrado. Infatti ebbe un infortunio alla mano e fece veramente fatica a finire le varie tappe del giro. Nonostante questo resisté stoicamente e si aggiudicò questo trofeo. In un certo senso è stato forse il vincitore della maglia nera che più si avvicinava all'ideale che spingeva gli organizzatori della corsa. Nel 1949 però Malabrocca fa il suo grande ritorno. Problema. Spostiamoci un attimo nel Vicentino, dove vive e lavora come muratore tale Sante Carolo, con una L sola, attenzione. Ha la passione del ciclismo, però insomma è un dilettante. Succede però che quell'anno Fiorenzo Magni, uno dei grandi assi del ciclismo, sostanzialmente il primo degli umani dopo Coppi e Bartali dell'epoca, ha un'influenza e la sua squadra, la Villier di Trieste, decide di sostituirlo con Sante Carolo, appunto. Ecco, già che si comincia male, perché all'iscrizione alla corsa gli storpiano il nome e lui diventa Sante Carollo con due L. Dopo si prosegue anche peggio, perché Carollo è obiettivamente inadeguato per quel genere di corse. Arriva ultimo in tutte le tappe già dalla prima. E Malabrocca vede minato il suo dominio da un avversario molto, molto forte. Talmente forte che all'ultima tappa, che vede il suo arrivo a Monza, arrivo finale del giro, Carollo ha un ritardo di 2 ore su Malabrocca. Malabrocca capisce che qua deve inventarsi qualcosa, deve fare una mandracata, deve spingere a fondo il suo talento. Parte il solito corollario di ruote bucate, nascondigli, eccetera. A un certo punto entra in un'osteria, si fa offrire da bere, calici alzati, grande giovialità. Addirittura si narra che uno degli avventori di quell'osteria lo portò a casa sua per fargli vedere i suoi attrezzi da pesca. Non si sa se sia vero, però insomma, secondo me è verosimile. Con calma, dopo Malabrocca riprese la bici e andò verso il traguardo, tranquillo col suo bel ritardo di 2 ore studiato e pianificato. Purtroppo, però, lui arrivò al traguardo, convinto di aver vinto, ma gli ispettori di gara si erano in pratica stufati di aspettarlo, si erano rotto le scatole delle sue sceneggiate e praticamente erano andati via e avevano classificato Malabrocca con lo stesso tempo dell'ultimo gruppo a tragliare il traguardo, tra cui era compreso anche Sante Carolo. Per cui il suo svantaggio di 2 ore fu cancellato e la maglia nera se la giudicò il ciclista vicentino, che non corse mai più in gare importanti, e Malabrocca stesso, preso dal dispiacere per non essere riuscito a giudicarsi questa maglia nera, non partecipò più appunto alla competizione per la maglia nera. Continuerà a correre, ma non punterà più a quel riconoscimento in particolare. Dopo questa ulteriore canzone vedremo gli ultimi vincitori della corsa, anche loro con storie un po' particolari. As far as eyes can see, the siren sings Sibylla songs, matching young, the passing by. As far as nose can feel, the sea is salt on tan skin, drying up in the sun. Life won't be the same after you have brushed away your name, after you have faced your
too young to pass them by. As far as sailors swim, the water freezes, feeble skins, while the feet cling for the ground. Life won't be the same after you have brushed. Questi erano i The Assyrians con Sirens. Torniamo alla maglia nera. 1950 trionfa, tra virgolette, come avrete capito questa è una puntata molto tra virgolette, Mario Gestri, che è un gregario, ha una grande fama di gregario, è molto bravo a supportare i campionissimi. Lui fu soprattutto gregario per Fiorenzo Magni nella sua carriera. Questa sua abilità gli valse il soprannome di Carrobot del Giro, soprannome un po' molto colorato, molto bello. Fu molto sfortunato, e non solo perché si aggiudicò la maglia nera, perché morì molto giovane per un incidente motociclistico, una motocicletta che aveva comprato da pochi giorni all'entrata dell'autostrada di Montecatini. Ebbe un incidente e perse la vita molto giovane. L'anno successivo fu invece il turno di Giovanni Pinarello, anche lui un ciclista discreto, che insomma non ce la fece a fare meglio di qualcuno in quel giro lì e arrivò ultimo e si guadagnò la maglia nera. Avrebbe dovuto partecipare anche l'edizione successiva, ma non casualmente, o non sorprendentemente, visto il risultato dell'anno prima, la sua squadra lo sostituì con un altro ciclista e per, in un certo senso, risarcirlo, gli diede un premio di 100.000 lire, che sarebbero i 50 euro odierni, adesso ci fanno ridere, ma che all'epoca gli permise di avviare un'azienda. Aprì una fabbrica di biciclette, la Pinarello, che è ancora attiva nel Trevigiano. E ha fatto biciclette molto importanti, molto, molto apprezzate, tanto è vero che erano biciclette Pinarello quelle che utilizzava il ciclista spagnolo Miguel Indurain. Dopo l'edizione del 1951, anche per la protesta di molti corridori, la maglia nera fu tolta, fu abolita, non venne più assegnata. Questo perché i vari teatrini dei vari Malabrocca, eccetera, erano molto divertenti, contribuirono anche al successo del giro, però furono visti da molti ciclisti come un ridicolizzare la corsa, un ridicolizzare il ciclismo, per cui non si assegnò più la maglia nera, cadde nel dimenticatoio. Anche se nel 2008 gli organizzatori hanno provato a fare qualcosa di simile, hanno introdotto il numero nero, che appunto doveva essere assegnato al ciclista che arrivava ultimo, senza però, come nel passato, premi in denaro, era solo un gesto simbolico. Fu vinto quell'anno dal tedesco Markus Eichler. Dopodiché però questo esperimento non fu più ripetuto e al giorno d'oggi il Giro d'Italia premia soltanto il vincitore finale più le altre varie maglie per gli scalatori, per i giovani, eccetera. Bene, la storia della maglia nera è questa, è finita. Io spero che sia un richiamo a delle radici dello sport più sane, più ruspanti in un certo senso. Ormai lo sport è, si sa, è un dato innegabile, industria, business, però è bello pensare che ci sono state e che possono essere richiamate storie così umane, così genuine, come quelle appunto della maglia nera, di Luigi Malabrocca, di Sante Carolo e di tutti quelli che sono riusciti, convintamente o loro malgrado, ad arrivare ultimi, a fare peggio di tutti i loro avversari. Io con questo vi saluto, vi do appuntamento a una nuova puntata di A52 e alle altre trasmissioni di Radio Doppio Malto. Io sono Marco Dolcinelli, vi ringrazio e vi saluto. Ciao a tutti.